Federico, dammi una mano. Scusa. Devo inserire 3/4 di litro di latte. Che quantità è? Scusa, ho perso tutto. Ho capito, devo arrangiarmi. In questo tweet cercheremo di stabilire il valore di una frazione senza poterla calcolare. Sigla! Prendiamo la nostra caraffa. Questa tacca corrisponde al livello del litro e questo segmento rappresenta quindi la nostra unità. Per ottenere 3/4 di litro, divideremo la riga in 4 parti uguali, cosa che si può fare facilmente anche ad occhio, prima dividendo a metà e poi di nuovo a metà il nostro segmento. Ciascuno di questi pezzetti corrisponde a 1/4 del litro. A noi ne servono 3, quindi riempiremo la nostra caraffa fino a questo livello. Questi sono i 3/4 di litro. Quindi, ricapitolando, per stimare indicativamente una frazione ci basta partire da un segmento che corrisponde all'unità, dividerlo in tante parti quante indicate dal denominatore e considerarne tante quante indicate dal numeratore. Federico? Sì, scusa, ma non mi va la calcolatrice. Comunque ho capito, sì. Se vuoi, andiamo che ti faccio io un esempio. Dunque, se ho capito bene, allora questa tacca indica il nostro litro. Se volessimo ad esempio prendere 2/3, divideremmo il segmento in 3 parti uguali, cosa che comunque si riesce a fare abbastanza bene anche ad occhio, e ognuna di queste tacche indicherà 1/3. Se vogliamo 2/3, dunque, prenderemo 2 parti su 3. Chiaro, no? Certo, per stimare il valore di una frazione non occorre una caraffa. Vi basterà prendere un semplice segmento e considerarlo come unità. Spero che questo matweet vi sia servito. Io torno al mio dolce. Noi ci vediamo alla prossima.